Si sono appena spente le luci di Sanremo 2022, ma al Bar Corva di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo nelle Marche, per i membri della commissione FIF, Federazione Italiana Fanta Sanremo, l'adrenalina è ancora in circolo. Lontana da ogni più rosea previsione, nel gioco ispirato al fantacalcio, nato nel 2019 tra alcuni amici che frequentano il bar di Papalina, nel quartiere Corva di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, ha registrato quest'anno l'iscrizione di oltre 500.000 squadre, superando i confini nazionali e coinvolgendo i cantanti in gara Amadeus e Mara Venier. E anche Papalina Fanta Sanremo che mi stanno odiando. Esatto, tu. Un saluto a zia Mara. Sì, tutti salutiamo. La facciamo. E adesso pompiamo di brutto, vai, Ercomi, prima di andare a pubblicità. Vai, Papalina, zia Mara, Fanta Sanremo, vai, uno, due, tre. Siamo andati a curiosare dove tutto è nato per conoscere da vicino chi sta dietro al gioco più cool della settimana sanremese. Papalina. I miei nipoti, i miei prenipoti, zio, ci dici Papalina? Quest'idea è nata qui dentro al bar, da un gruppetto di amici, e niente, abbiamo deciso di fare la prima, tra virgolette, partita al Fanta Sanremo con una cinquantina di squadre, che eravamo noi tutti qui al bar. Abbiamo messo in palio dei premi culinari. Il prosciutto, i salami, il vino, e ci siamo divertiti. Non so se mi tolgono punti questa cosa. Un saluto a zia Mara. Poi l'attenzione della Rai. Siamo stati contattati dalla redazione di Domenica In, che ci ha invitato all'Harrison. Purtroppo via Covid non siamo potuti andare tutti. Ma tu lo fai il Fanta Sanremo? Io? Ce l'hai la squadra? Io ho la squadra, il Fanta Sanremo. Un bottino iniziale di 50 punti battezzati Baudi. Formare una squadra di 5 cantanti tra quelli che partecipano a Sanremo nominando un capitano. Attendere che sul palco dell'Ariston accadano gesti bizzarri o vengano pronunciate le parole chiave inserite nel regolamento con la funzione di alterare in meglio o in peggio il proprio punteggio e sognare così alla fine di essere il primo in classifica. Questo è il Fanta Sanremo. E mi hanno detto che è un problema grande per il Fanta Sanremo. Allora devo dire ciao zia Mara. E ciao Papalina? No, Papalina. Per il prossimo anno ci organizzeremo con degli aggiornamenti sul regolamento, quindi mettendo nuovi bonus, nuovi malus. E abbiamo avuto una crescita dalle prime, l'edizione zero che era qui al bar con 50 squadre, siamo passati all'edizione dell'anno scorso con 50.000 squadre. Viva Papalina! Ogni gioco ha il suo premio, ma per noi, visto che giocare è praticamente gratuito, vincere Fanta Sanremo vuol dire vincere la gloria eterna. Meglio di quello, secondo me, non c'è niente. H7 con zia Mara e Fanta Sanremo. Per noi il premio del Fanta Sanremo è divertirsi e stare insieme, sentire buona musica, cioè per, è quello il nostro obiettivo, non è fare un gioco a premi, un quiz. Ciao zia Mara. Ciao. Per quanto riguarda la televisione, si è stati in Rai proprio con Nicolò Papalina, Massimo stesso, Giacomo Piccinini, sempre della FIF. Domenica In all'Ariston è stato il primo, poi c'è stato I Fatti Vostri. Quindi ecco, diciamo che da un giorno all'altro letteralmente, insomma, l'attenzione è aumentata. E per finire? Buon Fanta Sanremo 2023. Fanta giocate responsabilmente.